Venditalia 2022 continua, ci troviamo allo stand della MDS Electronics e siamo in compagnia di Marco Carazzato, il responsabile vendite dell'azienda. Marco, bentornato. Grazie, bentornati a tutti voi. Sono ben quattro anni che io e te non ci incontriamo dinanzi ai microfoni di VendingTV.it e posso dire che con grande soddisfazione e sorpresa poco fa mi hai accolto con piacere, anche e soprattutto perché sei assolutamente euforico per la neocandidatura all'interno del CDA di Confida. Assolutamente sì, è stato bello innanzitutto rivederti dopo 4 anni, anche non solo per il business ma per abbracciarti, e poi certo mi fa il tuo piacere essere rieletto per il secondo mandato consecutivo nel CDA di Confida, che per me è molto importante. Marco, quali sono le grandissime novità presentate da MDS Electronics in questa edizione 2022 di Venditalia, che direi è veramente scoppiettante? Sono tantissime le novità che tutti presentano e davvero ce n'è per tutti i gusti. Direi di sì, ho visto la fiera molto scoppiettante, per usare il tuo termine, e diciamo che anche noi come MDS facciamo di tutto per scoppiettare. Noi puntiamo molto sulla parte digitale, sulla parte di pagamenti attraverso carta di credito, che per noi sarà il futuro, se non immediato, subito dopo. Abbiamo anche app di pagamento e ovviamente tutta la gamma di CPI che quest'anno si è arricchita della nuova Rendiresto Asset Hub, del nuovo lettore che gestisce anche tagli di monete superiori ai 10 euro, quindi 20-50 euro, e la telemetria, che è un nostro cavallo di battaglia ormai da tanti anni, che mai come in questo periodo con Industria 4.0 è importante presentare e dare tutte le informazioni per gestire un corretto collegamento con i nostri clienti, che sono i gestori ovviamente. Con quali case? Noi oggi lavoriamo con Ingenico per quanto riguarda il lettore di carta di credito, con Vendon per quanto riguarda la telemetria e con CPI per quanto riguarda le rendiresto, il lettore di banconota e i lettori cashless. Per il futuro, qual è la tua visione dei prossimi anni dei pagamenti del vending? Allora, quello che vedo io per il futuro è sicuramente uno spostamento importante sui pagamenti digitali. Cosa vuol dire? Tutto quello che si può fare attraverso una carta di credito o attraverso un telefonino con un'app o con la digitalizzazione della carta di credito al suo interno. Ti faccio un piccolo esempio: mia figlia è stata proprio una settimana fa a Londra, è stata 5 giorni, e ha trovato negozi di shop con all'esterno cartelli con scritto no cash, ha pagato tutto attraverso il telefono, attraverso la carta di credito. Questo è il mondo che ci aspetta anche nell'automatico, quindi sempre di più ci saranno necessità di avere hardware che si possono installare sui distributori automatici, che possono gestire carte di credito sia di debito che di credito, bancomat eccetera. Questo è come la vedo io, quel mio futuro, e credo che oggi la fiera ne dia ampia dimostrazione. Bene, alle nostre spalle il wall che vedete, che è una parete ricchissima di attrezzature, rappresenta quella che è la vostra proposta al mercato 2022. Che cosa si caratterizza più di tutte le altre cose? Allora, quello che è alle nostre spalle è la possibilità di vedere una macchina virtuale all'interno del quale noi abbiamo collegato tutte quelle che sono le nostre soluzioni e sistemi di pagamento. Spicca sicuramente la soluzione con Ingenico, con il lettore di carte di credito. Non ci siamo fatti ovviamente mancare tutta la parte CPI, quindi lettore di banconote, rendiresto e quant'altro, e abbiamo aggiunto anche l'app di pagamento della Pitchwire. Questo per farvi capire che noi siamo pronti per il futuro, ma ovviamente non disdegniamo di continuare a seguire quelle che sono le richieste attuali del mercato, dei gestori, che ovviamente hanno tutti un passo diverso dall'altro. C'è quello più pronto e parte oggi, c'è quello che magari vuole aspettare e può partire domani. Questo non significa che uno avrà più successo rispetto all'altro, ma significa che deve avere un fornitore alle spalle che possa seguire quelle che sono le loro esigenze, quelle digitali, quelle magari un pochino meno digitali.
Grazie, grazie per il contributo. Ricordiamo che chiunque desideri avere maggiori informazioni può scrivere a mdsonline.it, il nostro sito, oppure m.carazzato@mdsonline.it. Marco, grazie, grazie davvero per il prezioso contributo. Avremo modo di vederci prossimamente sempre sugli schermi di BendingTV.it. Tu sei davvero un affezionato di Bending TV e di BendingNews.it. A prestissimo. A prestissimo anche a te. Mi ha fatto comunque molto piacere rivederti, abbracciarti, e un saluto a tutte le persone che mi conoscono e anche quelle che non mi conoscono. Ciao ciao.